Alla vigilia di Catania Campobasso incontriamo Mister Baldini, un Catania che viaggia sulle ali dell'entusiasmo, 4 vittorie nelle ultime 5 gare e la volontà di battere il ferro finché caldo. Sì, considerando quella di domani una partita importantissima, che ci può levare definitivamente dal preoccuparci di quelli che ci stanno dietro e guardare molto fiduciosi a quelli, alle squadre che ci stanno davanti, quindi domani è la partita più importante di questo gruppo di partite che abbiamo fatto. Riuscire a centrare un obiettivo, uno degli obiettivi che ci eravamo posti quest'anno a 7 giornate dalla fine ha un'importanza incredibile, questi ragazzi lo sanno e se lo devono mettere bene in testa. Per questa gara spartiacque più che mai servirà l'apporto del pubblico che è visceralmente legato a questo gruppo. Sì, assolutamente sì, noi abbiamo bisogno sempre della nostra gente, del nostro tifo, del nostro popolo, io le definisco ormai, ma no, non c'è un dubbio che faranno anche domani, saranno il nostro 12° uomo in campo. Speriamo che questo legame diventi sempre più forte, noi i ragazzi andranno in campo dando tutto anche domani. Abbiamo giocato 3 giorni fa, giochiamo domani e poi dopo 4 giorni abbiamo un'altra partita, quindi devo ragionare su tutto perché voglio gente fresca in campo che possa darmi il 110%. Rivedremo qualcosa a suo parere del pirotecnico 4-4 della gara d'andata? Non lo so sotto il punto di vista del risultato, ma sicuramente siamo due squadre, siamo due allenatori che interpretano il calcio in modo molto simile e quindi ci sta che venga fuori una partita aperta a qualsiasi risultato. Le domande dei giornalisti, Giuliano Spina per Dei Catania, quanta è la carica che avete in vista della partita di domani e Biondi può essere l'uomo in più secondo lei? Partiamo dall'ultima considerazione, se ho fatto riposare Biondi c'è un motivo, domani potrebbe essere sicuramente la sua partita, ma Kevin è un giocatore importante sia che giochi dall'inizio che subentri a partita in corso come ha fatto l'ultima gara che abbiamo disputato. La carica, questi ragazzi ormai si hanno abituati ad averla sempre e mi auguro che domani mettano in campo tutto quello che hanno per centrare il bottino pieno perché, come ho detto prima, è molto importante. Anche Damiano Tucci un giorno dopo le fa i suoi auguri di buon compleanno e le chiede quanto le ha fatto piacere ricevere l'enorme ondata di affetto anche via social da parte della gente. Tanto, tanto. Ieri sono intervenuto in una trasmissione e ho detto che è molto di più quello che mi sta dando Catania di quello che posso dare io. Ieri ho ricevuto attestati di stima da catanesi in tutta Europa, ho ricevuto messaggi dalla Germania. E mi hanno fatto molto piacere, voglio finire bene questa stagione, ci meritiamo di finirla alla grande e quindi ora sono concentrato su quello, ringrazio tutti, io non sono molto social e quindi faccio un po' di fatica, però ringrazio veramente tutte le persone che mi hanno dimostrato affetto e naturalmente le ringrazio. I suoi ragazzi le hanno promesso un regalo? No, loro dando sempre tutto, i regali me li fanno sempre. Non ho voluto distrazioni in questi giorni, andremo a cena giovedì dopo la partita perché abbiamo un giorno più per recuperare, non potevamo andare ieri sera, non potevamo festeggiare oggi. Giovedì sera andremo a cena tutti insieme e questo sarà il regalo comune che ci facciamo. Infine, è lecito aspettarsi l'impiego di Russini falso 9 vista l'emergenza in avanti? Sì, posso far giocare Russini, posso far giocare Russotto, possono giocare tutti e due insieme con un trequartista dietro. Abbiamo diverse assenze e dobbiamo ragionare bene su quelli che possono essere i giocatori che possono ricoprire quel ruolo. O Russo, che è un ragazzo molto giovane di cui ho molta fiducia. Ho tempo fino a domani alle 8 per decidere chi sostituirà Sibo se muore.